dal 9 luglio il nostro telefono non funziona per niente. Abbiamo chiamato diverse volte il 187, ci mettono quella voce registrata, le assicuriamo che stiamo provvedendo, fino ad oggi non hanno provveduto niente. Come non funzionava, non funziona nemmeno adesso. Noi già sono due bollette che paghiamo, perché noi abbiamo la quota fissa anche per l'estero, perché io ho la mia famiglia all'estero. Sono 2 mesi e mezzo e non posso sentire né a mio fratello né a mia sorella, a nessuno. Poi io sto cercando di uscire fuori da un brutto tumore per la seconda volta, chemioterapia e tutto, quindi io non posso stare così all'oscuro. Ho i controlli periodicamente, mi chiamano dall'ospedale per fare gli accertamenti, adesso non sanno dove chiamare, perché qua i telefoni non prendono, perciò paghiamo il servizio pubblico perché ci serve. Dunque il mio caso è identico a quello della signora, io ho la mia moglie che è invalida a casa e anche a me il cellulare lì, una zona bassa, non prende e stiamo senza telefono, pagando le bollette, tutto come identica alla signora che avete già intervistato. Che cosa avete fatto? Siamo andati dai carabinieri, oltre le varie telefonate al 187 eccetera e tutte queste cose, mia moglie ha chiamato anche squadre di tecnici che aveva dei numeri in passato, però tutti sì, ma provvediamo, ma qui sono passati 3 mesi e non si è visto niente. 70 anni, in piena campagna, se di notte viene qualcuno o serve per un 118, per una guardia medica, come dobbiamo fare? Devo scendere giù allo spigolo della casa, se mi prende qualcosa il telefono a sentire a singhiozzo, come dobbiamo fare? Questo vorrei sapere da questi signori, perché non ce l'aggiustano sto telefono? Noi tanti anni fa abbiamo pagato per fare questa linea e adesso paghiamo le bollette regolarmente, quindi perché dobbiamo stare senza di questo servizio? Ecco, questo. Ma i numeri non ci manca, rispondono più adesso, non ti risponde, facciamo il numero che dobbiamo chiamare per l'interruzione, li stiamo provvedendo, adesso non ci rispondono nemmeno, facciamo i numeri e niente.